con Riccardo Velasco, direttore CREAVE, quest'oggi a Vittorio Veneto, al Museo della Battaglia, a parlare di vitigni resistenti. Ecco, diamo una definizione che per tutti non è scontata. Beh, intanto togliamo la testa al toro, nel senso che vitigni resistenti non significa vitigni immuni, non significa l'immunità assoluta contro qualunque malattia. Quando noi abbiamo una resistenza negli animali o nelle piante a una patogenicità, quel patogeno è ciò a cui siamo resistenti. Facciamo l'esempio la vite, resistenza alla peronospora non significa resistenza poi al legno nero piuttosto che a marciumi o altri aspetti. Quindi resistenza è una definizione di resistenza singola e ogni resistenza va definita specificamente, una per una. Tendenzialmente ad oggi i vitigni resistenti sono resistenti a peronospora o oidio, o anche entrambi, niente altro. Però io parlerò sull'adattamento delle varietà pivi al suolo, ovvero della viticoltura con le varietà pivi un po' in generale. Inoltre darò giusto uno spunto sul discorso Pivi International, la famiglia praticamente degli amici, dei sostenitori e anche dei divulgatori di questa nuova bellissima cosa nel mondo vitiviticolo nel mondo. E giustamente anche del nostro lavoro come Innovitis o come Vineplant nella contribuzione sulle nuove varietà, su nuovi cloni e sulla diffusione, gestione e sperimentazione in questo campo, ambito dei pivi. Innanzitutto io mi occupo di viticoltura non solo dall'aspetto teorico e non solo dall'aspetto pratico. Mi sono avvicinato alle pivi da ormai 10 anni, quindi diciamo in tempi non sospetti. Perché? Perché rappresentano la naturale prosecuzione di quello che è la mia mission come professionista, che è quello di preservare le piante da tutta una classe di patogeni che sono le malattie del legno. Viti resistenti a queste patologie oggi non esistono, bisogna applicare delle tecniche opportune in campo, quindi l'unione con una resistenza a patologie annuali, per peronospora e oidio per i più tecnici, alla resistenza sul legno, crea la possibilità finalmente di vedere e di avere una prospettiva di vigneto che deve andare oltre qualche decennio. Siamo una banca del territorio, gli amministratori nostri sono del territorio, vivono nel territorio e lavorano nel territorio e quindi siamo molto e molto sensibili a quelle che sono le problematiche del territorio, inteso in senso ampio, quindi nel termine sia ambientale che e quindi in questo caso qua stiamo sostenendo il mondo della ricerca non solo attraverso il discorso dei vitigni resistenti ma anche con progetti con la Flavescenza Dorata dell'Università di Padova. Un po' il mondo della ricerca è il mondo in cui noi intendiamo come banca approfondire ed investire. Questo è il futuro anche perché le linee guida del nuovo programma europeo sono quelle del Green Deal, quindi la riduzione dell'effetto dell'emissione dell'anidride carbonica per quanto riguarda l'industria, ma soprattutto anche un intervento massiccio per quanto riguarda i fitofarmaci e prodotti diciamo, chimici nell'agricoltura. È chiaro che il convegno di questa sera va proprio su questo tema, quello dei vitigni resistenti, quindi l'irrorazione sulle nostre viti di fitofarmaci o comunque dei prodotti chimici che sicuramente non fanno bene, quindi questa è la via che ha tracciato l'Europa e siamo perfettamente in linea con questa.